Amiche e amici di PSmart, sto per provare l'ultima alfa del progetto Andromeda sul mio Samsung Omnia. Mi scuso per la qualità delle immagini, ma purtroppo la webcam non ne vuole sapere di partire, nemmeno questa sera. Sto per testare la versione 0.3.1, revisione 103, appunto una alfa. Allora, andiamo a metterci un po' fuori, mettiamo il riverbero, andiamo negli esplori risorse. Esplora file. Lanciamo Aret. Scusate, qui è stato male. Ecco. Lanciamo lo script e vediamo se è tutto stato copiato meglio. Bene, se ci sono, dovrebbero esserci problemi. Cambio into kernel, ci sono delle righe verdi che non dovrebbero esserci. Andiamo un po', ecco, è andato oltre. Sta caricando i nuovi driver. Diciamo che questa nuova alfa, a quanto pare, dovrebbe esserci supporto nativo alla batteria, quindi non più un driver virtuale. Ecco, infatti in questo momento sta caricando la PM driver della batteria. E dovrebbe essere migliorato naturalmente il supporto al touchscreen e più altre funzionalità. Oltretutto dovrebbero essere state introdotte le migliori per quanto concerne i tasti hardware del dispositivo. Volevo poter cancellare direttamente, di poter tornare indietro nei menu, eccetera, tramite la semplice pressione di un tasto. Vediamo che sta caricando. Cioè, rieccomi. Era finita la memoria dei telefoni, ecco che sta caricando Android sul nostro Samsung Omnia. Vediamo un po' se le novità introdotte dalla versione 0.3.1, revisione 103, sono significative o meno. La cosa che mi aspetta maggiormente è l'uso, la gestione dei tasti fisici. Perché prima ogni volta che ci andavamo ad attivare la batteria quasi scarica. C'è un errore eventualmente perché la batteria era carica. Come potete vedere l'interfaccia in italiano. Non lo potete vedere perché non riesco a leggere bene. Ecco tutta quanta la galleria. Vediamo un po' i messaggi se funziona. Nuovo messaggio. Ecco la tastiera che troviamo anche sui nuovi. Devo dire che è molto ben fatta la tastiera. Se fosse una tastiera di questo tipo su Omnia normale, sarebbe veramente una manna dal cielo. Vediamo se funzionano i tasti hardware. Esatto, i tasti hardware. Il messaggio verrà ignorato. Ok. Sì, il tasto hardware funziona. Con il tasto rosso possiamo effettuare la chiusura cioè possiamo tornare indietro. Qualche funzionalità è stata aggiunta, ecco, col volume, i tasti per il volume sono stati abilitati, come potete vedere. Ok, proviamo a vedere qualche altra funzione del nostro Samsung, del nostro Android. La galleria, vediamo se carica la galleria, nessun media rovato, in questo momento non ci fa accedere a nulla. Vediamo un po' la gestione, vediamo un po' magari sulla fotocamera. Per usare la fotocamera devi inserire una SIM digital, cioè diciamo che non funziona pienamente il discorso fotocamera. Che dire, la sensibilità del touch mi sembra davvero ottima. Anzi, guardate, perché la qualità del video lascia desiderare, però devo dire che contatto non funziona.
Vediamo se funziona qualche delle varie impostazioni. Vabbè, qui possiamo modificare l'aspetto delle applicazioni, la connessione GPS. Diciamo che è un'ottima build. Le modifiche ci sono evidenti, sono sostanziali. Sentirei di promuovere appieno questa versione intermedia. Ricordiamo tutti che è un'alfa, quindi c'è qualche bug grafico qui, credo, nella gestione della musica. Il tasto hardware funziona, quindi possiamo anche aprire. Andiamo un po', parte telefonica, vediamo la classica tastiera, anche questa davvero ben fatta. Registro chiamate, contatti preferiti. Considerando appunto che è un'alfa, dicevo, le funzionalità ci sono tutte, l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è il nuovo driver della batteria che è stato implementato, che mi segna batteria al 15% quando la carica invece è completa. Andiamo alla galleria, l'ultima cosa, nessun media trovato. Ok. Diciamo che per oggi è tutto, da Genoardi, alias Marco Giannini. Un cordiale saluto e arrivederci alla prossima prova della prossima build del progetto Andromia. Arrivederci.